Ok, dovremmo essere live. Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Io sono sempre Giuppi, sono un programmatore web, programmatore nomade, nel senso che sono sempre in giro. Infatti oggi sono ospite da parenti, nessun posto esotico, ma siamo live da un posto anche oggi diverso. Dunque, oggi parliamo di programmazione web, partiamo da qualcosa di molto basilare, ma penso importante, ovvero come si passa da una semplicissima pagina HTML CSS, che è questa qui che ho preparato, che ho preso, non mi ricordo più da dove, forse da V3, comunque un esempio proprio basico di pagina web con HTML CSS, e vedremo come trasformare questo sito semplicissimo in un'applicazione React. Che cos'è React? È una libreria JavaScript per creare interfacce utente, dice il sito. E, diciamo, è una libreria con cui si riescono a fare delle applicazioni molto molto evolute, così come tutte le librerie, i framework front-end moderni. Ce n'è tanti, c'è Vue, c'è Angular, c'è Svelte, ce n'è tanti. React forse in questo momento, insieme a Angular, è più diffuso. E permette di fare appunto delle applicazioni molto, molto interessanti perché permette di avere una grande manipolazione della vostra pagina, permette di riuscire ad avere queste applicazioni molto evolute in cui avete questa interfaccia che senza caricamenti fa un sacco di cose. Immaginate, non lo so, i social, Spotify, web. Queste applicazioni sono molto complesse, non vengono fatte completamente da zero, creando HTML, CSS e JavaScript puro, ma si utilizzano appunto questi layer che permettono di avere delle interfacce più evolute. React permette proprio questo. Uno dei problemi però, che almeno per me all'inizio era così, era capire, ok, ho imparato a fare una paginetta, col mio HTML, i miei tag, il mio CSS che lo stilizza. Posso aggiungere magari JavaScript, per fare delle cose, ma com'è che poi passo questi mostri? Una cosa che si può fare, come abbiamo fatto in realtà anche in altre live, è quella di fare proprio un'applicazione da zero in React, seguire un tutorial, seguire una guida, seguire la documentazione. Però quello volevo fare oggi è una cosa un po' diversa, che appunto è dire se io ho un sito con un HTML e un CSS, come faccio a metterlo dentro un'applicazione React partendo da zero? Così è un modo diverso sempre per capire meglio che cosa c'è dietro queste librerie. Prima di iniziare a mettere mano al codice, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo foste, perché tanto supportate il mio progetto e fa sempre piacere. In più non vi perdete le prossime live in cui facciamo programmazione web di tutti i tipi, magari non solo. E non vi perdete i prossimi video in cui parliamo di programmazione vista anche dal punto di vista lavorativo, soprattutto anche dal punto di vista del lavoro da remoto, perché una delle mie grandi battaglie è rendere il lavoro da remoto accessibile a tutti, soprattutto per i programmatori. Ora è molto semplice, ma spesso vedo che è più che altro una questione di blocco psicologico per capire che tipo di lavori si possono fare da remoto, come si trova un lavoro da remoto, e se si riesce a lavorare da remoto, se è internet, insomma, vi racconto un po' la mia esperienza, visto che vivo così un po' da nomade con la mia famiglia, e quindi non perdetevi i video. E iscrivetevi. In più vi lascio anche un link se volete iscrivervi a una lista con cui comunicherò dei prossimi grandi servizi che sto sviluppando per cercare appunto di aiutare tutti i giovani programmatori oppure dei programmatori che vogliono cambiare ma non sanno come fare, hanno bisogno di aiuto nella fase di ricerca lavoro, nella fase di creazione profilo, vogliono viaggiare, insomma, sto cercando un po' di creare qualche servizio apposta per cercare di aiutarvi, quindi vi lascio il link se volete lasciare la mail, sarete i primi a sapere le novità. Bando alle ciance, allora passiamo alle cose pratiche. React, abbiamo detto React è questa roba qua. Oggi una connessione che mi sto facendo hotspot, non so con che potenza, quindi tra l'altro spero che la live stia andando bene, non riesco neanche a controllarla, sono con un unico monitor, abbiate pazienza. Quello che ho fatto per avviare un'applicazione React è stato utilizzare Vite. In un'altra live l'abbiamo visto insieme, anche perché è un prodotto abbastanza recente, un tool recente per sviluppare applicazioni React. In questo caso ho già creato una nuova applicazione perché Vite
ti permette appunto di creare un'applicazione React, ma in realtà altri framework molto molto velocemente, ed è molto veloce. È molto veloce, ti mette tutto quello che ti serve per buildare la tua applicazione, eccetera, eccetera. E se andate comunque su vitjs.dev c'è la guida. Di base, quello che vi serve per avviare un'applicazione con Vite in React è lanciare un comando, diciamo, di questo tipo qua. Anzi, vediamolo insieme, poi l'ho già fatto solo per una questione di velocità di rete. Però se noi facciamo questo comando qua, quindi npm create vit at latest, quindi l'ultima versione di vit, lui vi guiderà nella creazione di un nuovo progetto. In questo caso non interessa React, lo selezioniamo, poi gli diciamo JavaScript, TypeScript, in questo caso ho deciso che andava bene JavaScript. In realtà, come vedete, lui mi ha già creato la cartella, veramente veloce, molto comodo. Quello che manca poi l'npm install, quindi andare dentro la cartella e lanciare npm install vuol dire installare tutti i pacchetti che richiede questa applicazione e poi lanciare l'applicazione stessa. Io l'ho già fatto qui, quindi ho già fatto npm install, che ha installato tutti i pacchetti per, diciamo, eseguire React, mettiamola così, e poi con rundev ti lancia una versione, un web server, perché ti esegue la tua applicazione in tempo reale. Se andiamo a vederla, questo qua è il nostro Vite più React, c'è anche un tastino con un codice di prova, e se andiamo a vedere che codice ci ha generato questo codice qua. Nella cartella c'è già tutto questo, io non ho aggiunto niente. E riprendiamo un attimo, l'ho già fatto in un'altra live, ma riprendiamo un attimo come funziona un'applicazione React così da zero. Si parte sempre da un file HTML, come vedete, ma vuoto. Ma ci sono due cose fondamentali. Uno è un div con un id e un altro è uno script con cui viene richiamato, diciamo, la parte di JavaScript. Se la parte di main è, diciamo, standard, iniziamo prima a vedere... No, scusate, no. Iniziamo a vedere niente. Qua viene fatta una cosa sul main. Gli dice prendimi... E questo è praticamente puro JavaScript. Nel senso, si capisce, anche per chi ha appena iniziato JavaScript, che qua va a prendersi un elemento con id root, che tornando sull'HTML è questo div qua. Dopodiché gli dice qua dentro renderizza qualcosa con dei metodi di React, React DOM, gli dice renderizzami questo componente app. Questa è la notazione in JSX, che è una versione di JavaScript, cioè che è un modo per scrivere in JavaScript degli elementi, diciamo, come fossero dei tag HTML, ma anche componenti evoluti JavaScript, un modo, diciamo, più veloce di scrivere questa notazione. E gli dice quindi lanciami il componente app. Il componente app è qua, sta nel file app, e se andiamo nel file app.jsx ho il mio primo vero componente React che ci interessa, ovvero è una funzione, questa funzione app, che ritorna appunto dei tag HTML o quello che appunto in JSX può essere un HTML più evoluto, in cui ci possono essere anche, per esempio, altri componenti React. E lo esporta, esportandolo è visibile dagli altri file. In questo caso è il file di base di Vit, come vedete c'è la mia scritta Vit più React, c'è il mio count, e se torniamo nella nostra pagina locale che ha lanciato è esattamente quello che vediamo. Quindi questo è tutto il magico mondo di un'applicazione da zero di React. Tra l'altro ci sono anche dei file CSS inclusi, in questo caso Vit ti mette un po' di CSS così di base, ma non ci interessa. Ora passiamo al nostro sito HTML. Il nostro sito HTML non ho neanche visto bene il codice, sinceramente, l'ho preso, me lo sono messo in locale, pace. È un normalissimo sito, non c'è JavaScript, per esempio, è proprio solo HTML e CSS. C'è un header, c'è una mega riga, un mega div con classe riga, poi c'è colonna di sinistra e colonna di destra, ci sono dentro delle card, o meno, dei div con dentro delle cose con classe CSS card, e poi c'è un footer in fondo con un footer. Banalissimo, semplicissimo.
Invece nel CSS abbiamo un po' di cose anche qua. E tra l'altro con float, insomma, non ho trovato il miglior CSS del mondo, però non me ne frega niente. In questa live non mi interessa niente del contenuto. Mi interessava semplicemente che fosse molto semplice e che ci fossero degli elementi, diciamo così, riconoscibili come elementi ripetuti, in questo caso questa card qua, in modo da vedere anche questo in React, come scomporlo perché, e creare dei componenti, perché in React, così come in realtà nella programmazione web in generale moderna, si cerca sempre di programmare a componenti, in modo da avere dei componenti che abbiano una funzione specifica e che siano riutilizzabili. In questo caso, se voi guardate questa pagina, salta subito all'occhio, facendo finta che questo sia un blog, che ci sono queste card che sono sempre uguali, quello che cambia dentro sono delle informazioni. Quindi io mi immagino che potrei avere un componente che si comporta sempre allo stesso modo, gli passo dei dati e lui cambia solo in base a quello. Quindi, cosa facciamo? Allora, la prima cosa che mi viene in mente, riguardando la nostra applicazione React, abbiamo detto che abbiamo questo file app in cui abbiamo il contenuto, diciamo, principale dell'app, quello che ho in questo momento. Quindi quello che potrei fare è dire, va bene, mi prendo tutto quello che c'è dentro il body del mio sito HTML e lo infilo qua. Quello che posso fare, però, visto che se guardiamo il nostro index HTML qua, c'è già un body, e l'applicazione viene montata in questo div, quello che faccio è togliamo body da qua e lo facciamo diventare un div, così è più pacifico. Vediamo cosa succede, andiamo passo passo. Anzi, facciamo così, questo lo rimpicciolisco e poi ce lo mettiamo qua di fianco, così sono uno vicino all'altro. Bene. Allora, se guardiamo cosa c'è qua, c'è una pagina bianca. Un primo errore che mi dice è la proprietà class è invalida nel DOM. Intendevi class name? Dovete sapere che in React, nel JSX, non si utilizza class come puro HTML, ma si utilizza class name. Quindi va bene, lo so e lo faccio e lo sostituisco ovunque. Quindi al punto di class uguale, mi metti class name uguale. Salviamo. Qua c'è in realtà, adesso ho fatto refresh, ma è un hot reloading perché Vite te lo fa da solo. Dopodiché mi dà un altro errore, mi dice che la proprietà style si aspetta un mapping di proprietà con valore, non una stringa. Allora, andiamo a vedere cosa vuol dire questa cosa qua. Intanto, la prima cosa che posso fare per capire l'errore, vado nella mia pagina e cerco style. C'è style? Sì, ci sono degli style inline. Questi, quindi, direttamente sul div, oltre al nome della classe, c'è anche una proprietà di style settata inline. Qual è il problema? Che lui mi sta dicendo in React o in JSX, io mi aspetto che questo non sia una stringa, come mi hai dato, ma che sia un mapping proprietà valore. Cosa vuol dire un mapping proprietà valore? Un oggetto che abbia appunto un mapping proprietà valore. Quindi lui si aspetta una cosa del genere, tolto che non so neanche se serve avere questo tipo di inline style in questa pagina, ma noi ce ne freghiamo del contenuto. Lui si aspetta una cosa così, si aspetta di avere, facendo così, cosa gli sto scrivendo? Per quello JSX ti velocizza molto. Sto scrivendo dentro style, apro parentesi graffa, c'è un elemento JavaScript. Non è più un elemento HTML, ma un elemento JavaScript. Che elemento è? Apro parentesi perché è un oggetto che ha questa coppia proprietà valore, ovvero height e valore 200 pixel. Quindi sostituisco anche in questo e sostituisco anche in questo che però ha 100. E basta. Ok, vediamo che adesso è apparso dietro qualcosa. Ok, adesso è apparso dietro qualcosa. Quindi adesso non ho più errori, credo. Facciamo così, facciamo refresh. Ok, non ho più errori. Quindi la mia applicazione è partita e vedo tutte le cose che devo vedere. Fantastico, fantastico. Si vedono male perché? Perché non ho ancora caricato il CSS. Perché se torniamo qua a vedere che CSS ho, abbiamo detto che qua mi importa app.css. E qua c'è un CSS che è stato messo da Vite, che
che non, di cui non me ne frega niente, quindi cancello questo. Poi in realtà c'è anche un index CSS in cui vengono impostate, diciamo, delle proprietà a livello magari più macro, anche in questo caso non me ne frega niente. Io voglio mettere il CSS che ho nel mio bellissimo sito del cavolo. Quindi vado sul mio app CSS, metto il CSS che avevo di là e come per magia ho replicato la mia applicazione. Quindi in realtà abbiamo raggiunto l'obiettivo. Come vedete io adesso ho un'applicazione React con dentro del codice HTML delle classi CSS che vado a richiamare nel mio file app.css. E quindi già in realtà vediamo cosa è successo. Semplicemente il mio HTML è finito dentro il quello che renderizza il componente principale della mia applicazione e semplicemente con class name vado a richiamare le stesse classi CSS, questo rimane praticamente uguale. Ora però è interessante iniziare a fare qualcosa di più dinamico. Allora, la prima cosa che vedo, appunto quello che vi dicevo, una cosa che mi interesserebbe fare è scomporre la mia applicazione in componenti. Quindi invece che avere questo header qua, potremmo crearci un nuovo file. Allora, tra l'altro cosa molto carina di Visual Studio Code, per chi non lo sapesse, se io faccio un nuovo file e scrivo components slash, facciamo header.jsx, ti crea sia la cartella che il file. Così. Questo era gratis. Quindi voglio crearmi un componente header. Voglio comprarmi un componente header che mi restituisca questo. Cosa faccio io? Mi prendo questa roba qua e il mio componente header è un componente, vabbè, sto scrivendo in una notazione un pochettino più snella che con un error function, gli dico è una funzione header che mi restituisce questo contenuto qua HTML. Per richiamarla qua dentro utilizzerò il nome che ho dato alla funzione esportata, quindi header. Quindi appunto con questa notazione qua, lui mi ha anche importato, vedete qua sopra, mi ha importato il componente header. Facendo così non è cambiato assolutamente niente. Se vado a vedere il mio header, è questo qua. Possiamo, che ne so, dire mi passi il name e lo stampi, oddio, e lo stampi così. Quindi il name mi arriva da fuori, mi arriva come prop e lo stampo dentro il mio HTML, sempre aprendo parentesi graffa, diciamo, sto dicendo al mio HTML che si tratta di un elemento JavaScript e in questo modo lo metto nel mio codice. Ora, siccome appunto io ho detto che header accetta una proprietà che si chiama name, se io adesso faccio name Juppi, vedete che adesso mi ha stampato Juppi blog. Quindi faccio invece best blog, me lo cambia. Quindi interessante, perché ovviamente in questo caso era un po' inutile perché è un'intestazione, però è in questo modo che voi passate dei dati diversi ai vostri componenti. Queste sono le famose props di React. Qua stiamo vedendo un po' di cose, però è interessante perché lo sto facendo da zero, quindi per chi non aveva idea di cosa fosse React, queste sono i concetti macro poi di React, quindi componenti, proprietà. Ovvio che avere confidenza con la notazione non è semplice, però l'idea è questa: creo componenti separati. Ora ho queste card qua, che è l'elemento, diciamo, che mi interessava di più scomporre, perché ci sta a scomporre tutto in componenti. Potremmo fare la stessa cosa col footer, anzi facciamolo, non facciamo i tirchi, facciamo anche il footer, così lo ripassiamo, esporto una costante che si chiama footer, che mi ritorna questo HTML qua, ecco. Per esempio, sarebbe interessante nel footer dirgli copyright Here. Ok, quindi qua ho un componente footer che accetta l'year per dire il copyright è di quest'anno. Ora
Ovviamente qua anche glielo passiamo, quindi ha poco senso in teoria, però immaginate questo io lo potrei calcolare, non lo faccio, cioè di incasinarmi con le date, però l'idea è anche questa, è qualcosa di dinamico, sempre questa idea di rendere dinamica la nostra pagina. Dopodiché questa qua, però adesso tra l'altro un'altra cosa, io sto facendo sempre file nuovi, ma nulla mi vieta di fare qua, write column. Mi restituisce tutto questo. Chissà se era qua. Come vedete, adesso la mia colonna destra l'ho messa nello stesso file. Cioè, la cosa di creare un nuovo file, esportare e poi importare permette di avere il codice ordinato. Nulla vieta che se avete cose molto piccole, magari tutte di un componente comune, potete farlo nello stesso file. Qua dipende sempre dalla quantità di codice che avete nel vostro componente. Però, visto che ormai... Oddio. Visto che ormai abbiamo scomposto tutto, facciamo anche il file così vediamo anche come diventa pulita il nostro app.jsx. Quindi questo qua lo togliamo da qua, lo esportiamo da qui e poi lo importiamo qua. Io qua uso Visual Studio Code, anche qua mi velocizzo forse troppo, però Visual Studio Code ha un auto import e mi ha importato direttamente lui il mio componente. Come vedete già inizia a essere molto più snella la nostra pagina. Ora però quello che mi interessa. Quindi facciamo questo row bruttissimo. Vabbè. Facciamo la left column. Facciamo left column, quindi new file leftcol.jsx export const left. Se vedete qualcuno che mi suggerisce lì a schermo è il mio amico GitHub Copilot. Che no, c'è in un'altra live, recuperata se non l'aveste vista, in cui lo provo per la prima volta e da allora non me ne separo più. È veramente velocizza molto. Non gli ho mai chiesto di scrivermi interi snippet di codice, tipo per chiamate API, eccetera. Lo sto usando, però nello scrivere codice già solo quello velocizza veramente tanto. Però recuperate la live se non l'avete vista. Ma ne parleremo perché è roba molto molto figa. Allora, non l'ho importato. Ok, guardate che bella che è diventata l'app adesso. Mi dispiace per questo, anzi, potremmo vedere una cosa carina. Proviamo. Però, come vedete, è già molto più snella. Quello che potremmo fare ancora è vedere come io posso creare un componente che dentro renderizzi non dell'HTML, ma quello che gli passo fisicamente qua dentro. Mi spiego meglio. Io faccio un componente, lo chiamo raw container. Allora, qua mi potrei incasinare con la sintassi perché sono ormai troppo abituato a TypeScript, però mi assumo il rischio. Diciamo che io voglio un componente che faccia questo, che mi restituisca un div con la classe row, ma che dentro non abbia qualcosa che gli dico, che lui conosce, ma gli dico semplicemente dentro hai qualcosa che si chiama children, ovvero i figli del componente che richiamo. Mi spiego ancora meglio perché mi sto spiegando malissimo, ma si fa prima a vederlo. Io voglio questo. Incredibile, ha funzionato. Voglio che questo componente abbia appunto un div con class name row esterno e dentro non so che cosa c'è. Dentro ci metterò quello che passo fisicamente dentro al mio tag, come fosse un div, un tag HTML qualunque. Come vedete, quindi io richiamo il mio raw container, gli passo dentro del contenuto a cui raw container non interessa nulla di quello che gli potrei passargli qualunque cosa, cioè se io qua gli passo un div scritto ciao. Oddio. Scusate.
come vedete lui mi stamperà ciao, cioè con classe, dentro la classe raw, non gli interessa lui, però nella mia applicazione abbiamo detto ci sono questi componenti e quindi glieli passo. E quindi questo qua è anche una cosa molto carina. Poi ci sono dei pattern che utilizzano questo tipo di scrittura, si può usare per esempio per dei layout. In questo caso non l'ho fatto, però si potrebbe fare anzi, facciamolo. Allora, facciamo tutti i file separati, sempre per avere un po' di ordine, così anche per vedere come funziona questo tipo di struttura qua, anche se è una struttura semplicissima. Quindi, io ho il mio raw container, adesso io voglio creare un layout. Layout.jsx che sarà fatto così, già sa il mio copilot mi suggerisce, è praticamente questo. Gli passiamo tutto questo. Facciamo copia. Allora, io voglio che il layout sia un div che ha un header, ha un footer e poi questo qua non ce l'ha. Dentro lui ha un children. Cosa vuol dire questo? Che io potrei usare questo layout con un certo header, no? Immaginate una navbar, che in questo caso non ho, un certo footer in tutte le mie pagine. Quindi qua farò poi così. Gli manca forse questo. Vediamo ancora che non funziona. Header is not defined. Ah beh, sì, qua non gli ho importato l'header e il footer. Header, footer. Ok. Adesso, come vedete, nella mia app io ho un layout con dentro qualcosa. Questo qualcosa in questo caso è un container riga, che l'ho chiamato così, con dentro due colonne, ok? Però volendo io potrei avere poi più pagine. Ora non so se riusciamo a vedere più pagine con lo routing, vediamo dove arriviamo, anche perché non so neanche che ore sono, 9:30. Diciamo che per oggi volevo giusto vedere le basi di React. Però come vedete io quindi qua dentro di nuovo potrei, anzi facciamo così direttamente, potrei avere una stringa e ho comunque il mio header, comunque il mio footer, con tutto quello che questo vuol dire. In questo caso invece oddio, ho questa roba qua. Capite che questo ti permette di avere capite, vedete come siamo arrivati da oddio, questo codice HTML qua, tutto messo qua, tutto diciamo un pochettino grosso, siamo già arrivati a questo. E sto dicendo sempre la stessa cosa, ma l'ho scomposto in componenti. E quindi è molto figo già vedere come si. Ma siamo solo all'inizio, nel senso l'ultima cosa che voglio farvi vedere, direi, perché comunque questi sono, io vi sto condensando un sacco di concetti, fatemi sapere poi nei commenti quanto, tra l'altro io non sto leggendo la chat perché, anzi, facciamo la pazzia, arrivati a questo punto, tanto chi c'è c'è. Andiamo a vedere la chat direttamente da, no, pensavo aver avviato della musica. Vediamo. Allora, andiamo qua. Andiamo sulla mia live. Fatemi sapere. Togliamo subito l'audio. Ciao, ciao Roberto, grazie per il feedback. Ciao Archemi. Grazie per esserci. E basta, perché questo non scrolla. Ludus! Ciao Ludo, grande. Seguite Ludo perché non stavo facendo più live, ma Ludo è uno dei miei mentori. Va bene, chiudiamo qua che già la connessione fa schifo. Niente, dobbiamo fare. Voglio farvi vedere adesso un modo per fare un componente riutilizzabile
che ci permette poi anche di avere qualcosa di fatto meglio. Allora, una card. Questa è una card. Tra l'altro io in tutto questo ho scritto components. Ok, così non so se ho scassato tutto. Beh, in realtà solo qua. No, mi ha aggiornato tutto. Allora, adesso ci creiamo la nostra card. Quindi facciamo una card.jsx. Ecco, card uguale. Return. Questa è la nostra card. Andiamo già qui. Eh no, iniziamo a fare la nostra card. Allora, la nostra card ha un titolo, un sottotitolo. Vabbè, immagine non c'è, quindi facciamo finta non ci sia. E poi ha del testo. Come è fatta? Fatto così. Vabbè, per semplicità io lo farei così, con un testo solo. Ora, io questi qua me li faccio tutti passare da fuori, perché un mio componente non può avere dentro i dati. Per essere riutilizzabile deve essere un componente che mi dice dammi delle proprietà e io te le costruisco in maniera grafica e funzionale in un certo modo. Quindi il title mi arriva da fuori, il subtitle mi arriva da fuori, e poi del testo mi arriva da fuori. Quindi qua non avrò più esattamente un testo, ma avrò un title. Qua non avrò più questo testo qua, ma avrò un subtitle. E infine qui non avrò più questo testo, ma avrò del testo. Ok? Usiamo adesso quest'app. Vado nella mia dove l'ho messa, left call. Quindi richiamo la mia card. Title, gli mettiamo il nostro title heading 1, poi subtitle, chiamo come stringa adesso, ciao ciao, vabbè dai mettiamoli, tutto sto casino inizio a scrivere già ciao adesso, ok, facciamo così, così si vede un po' meglio, e poi text, gli mettiamo questo. Ok, questa è la mia card. Come vedete si è tolto il testo. Per essere sicuri facciamo anche un così. È la mia card. Questa la cancelliamo per adesso perché vi faccio vedere cosa intendo fare. Come vedete, anche in questo caso, ho sostituito un HTML con dentro dei dati schiaffati dentro con un componente che accetta delle proprietà in entrata e ti crea appunto poi dinamicamente lo stesso contenuto di prima perché c'è la classe, quindi c'è il CSS, ci sono dei tag HTML che mettono titoli H2, H5 e poi c'ho dei tag di testo, immagini. Potrei passargli anche un'immagine, ma qua è finta, quindi lasciamo aperto. E questo mi permette quindi di avere una notazione diversa. Ora però, ora potrei fare questo, no? Per esempio, potrei fare così, metto 2, 3, facciamo 2, 3 e 4 per rendere l'idea. Come vedete la mia pagina adesso ha 4 card. No? Molto velocemente qua potrei scrivermi le card e passargli le informazioni. Come vedete, lui me le replica, la cosa bella, la cosa comoda, la cosa che ha diffuso questo tipo di approccio è che se ora io volessi dire no, ma questo titolo è troppo grande, faccio così, oddio, e rompo tutto. Faccio così e il titolo è più piccolo per tutti. Non è che devo modificare in 5H, H2 li devo far diventare H3, no, perché tutti utilizzano questa struttura. Questa è la potenza, no, dei componenti. Ma io li voglio come prima, quindi li ho rimessi grandi e cambia per tutti. Questo è il modo in cui poi le applicazioni si sviluppano in modo che sia tutto più mantenibile anche, no? Immaginate di avere card sparse per tutta un'applicazione gigante. Tra l'altro io intanto guardo sopra, perché di solito ho la telecamera qua. Invece oggi ho la webcam del PC. Vabbè, dettagli, retroscena tecnici. Comunque,
Immaginate di avere questa card sparsa per tutta un'applicazione, per 1000 pagine diverse, voglio cambiargli non so, il colore, quello che è. Ho il CSS da una parte, però insomma è un po' confusionario. Qua ho la card, qua cambio tutto quello che serve dalla card, quindi è una figata. Ora però possiamo fare ancora uno step ultimo perché... Io adesso ho creato 5 card, 1, 2, 3, 4 card, in questo modo, che va bene, nel senso è già un passo in più rispetto all'HTML di prima, dove questa roba qua avevo ogni volta tutto replicato, ma non è che abbia rivoluzionato, cioè ho card ripetuta 4 volte. Qua però quello che posso fare è utilizzare un array di dati. Con il mio array di dati posso immaginiamo che questi posti mi arrivino da un database. Mi arrivano come dati, non come card. Allora, cosa posso fare? Mi creo un oggetto che potremmo appunto far finta che arrivi da un database, quindi c'è una chiamata, c'è una query, quello che è, e lo chiamo card data, come mi suggerisce il mio amico Copilot. Guardate Copilot come suggerisce bene. E quindi vedete come mi velocizzo nello sviluppo? Questo qua è Copilot, eh? Mi ha suggerito esattamente quello che ha trovato qua. Perché? Perché sa che lo utilizzerei così. Ecco. Ma vabbè, non parliamo di Copilot adesso. Però io mi creo qua adesso un array di dati. Quindi invece, oddio. Invece di avere un array lì, cioè invece di avere tante card, me ne creo un tot qui. Quindi abbiamo qua il nostro heading 2, heading 3. Ed in 4 ed in 5. Queste informazioni qua mi arrivano da un database, mi arrivano da una chiamata a un'altra API, qualunque cosa, però mi arrivano così come struttura dati, array di oggetti con title, subtitle e text. Ok, quindi qua invece di avere tutte le mie card, quello che posso fare è disabilitare Copilot, se no non vi suggerisce troppe cose, invece qua vogliamo imparare. Mi raccomando, altra piccola parentesi, Copilot, ChatGPT, tutta l'intelligenza artificiale che vi scrive codice va benissimo, è una figata, sono convinto siano ottimi strumenti, ma soprattutto se state studiando, imparando, vi suggeriscono cose, non vi permettono di capirla appieno. Questo è un po' la mia idea in generale, un po' come fare un tutorial e fare copia e incolla. È solo molto più comodo, quindi ancora peggio. Cercate di scrivere lettera per lettera il vostro codice per capire esattamente cosa succede, perché se no questo velocizzare secondo me non vi aiuta a capire. Chiusa parentesi e pippone, io adesso voglio dirgli utilizza questo array per costruire dinamicamente le mie card. Cosa posso fare? Posso utilizzare, apro le parentesi graph per dirgli che qua sto scrivendo JavaScript intanto. E posso utilizzare un metodo che mi permette di ciclare sul mio array e posso utilizzare per esempio map. Map appunto è una funzione che permette di mappare ogni elemento dell'array con qualcosa. Io voglio che ogni elemento di questo array diventi questo. Quindi gli dico ogni elemento, quindi utilizzo una funzione che ha... Praticamente nel map ho una funzione che ha come argomento sempre ogni singolo elemento, quindi card è questo, poi questo, poi questo, ok? E cosa ci faccio con questa card? Ci renderizzo, scriviamola, ho detto per adesso di scrivere tutto, poi non lo faccio io. Ci scriviamo, voglio che mi mappi ogni elemento del mio array con una card, quindi mi restituisca una card che ha come title. Stavolta non più un testo, ma il title del mio oggetto che mi arriva nell'array. Come faccio a leggerlo? Card, abbiamo detto, ogni volta è un singolo oggetto e ogni singolo oggetto ha un title. Subtitle, stessa cosa, non è più una stringa, ma è un oggetto JavaScript a sua volta. Che cos'è? Card.subtitle. Ultimo, text, sarà il mio card.text. Questo non mi interessa più. Ok, come vedete ho 5 post che sono i miei 5, sempre per...
dovere di chiarezza al posto di tale, no, al posto di, diciamo così, diciamo questo, diciamo che al posto di title ci scrivi Pippo, così sappiamo che è lui, ok? Vedete, così è un po' più chiaro, vedete che adesso nel mio elemento left column non sto più stampando direttamente 4-5 elementi card, gli sto dicendo guarda ti arriva un array cardata, per ogni elemento dell'array mappa l'oggetto, che io so essere fatto così, con che cosa? Un elemento, un componente React card a cui passo le proprietà di questo oggetto card. E quindi lui per ognuno di questi oggetti, quindi vado al primo, card è questo qua, ok, chiamami il componente card e gli dai il suo titolo, il suo subtitle e il suo text. E così io dinamicamente mi sono creato le mie 5 card. Appunto, perché devo lavorare con i dati? Tanto per una questione di, abbiamo detto, card è riutilizzabile, quindi è inutile scriverlo 5 volte, perché quello che serve a card sono delle informazioni. Da dove le prendo queste informazioni? O da un array come ho fatto qua, che va benissimo. Comunque, come vedete, è molto leggibile. Perché qua ho i dati e qua ho il componente, oppure questo qua potrebbe essere il risultato di una query sul database, potrebbe essere il risultato di una chiamata a delle API, non lo so, di un sito esterno, potrebbe essere comunque, potrebbe arrivare da qualunque parte, non mi interessa. Io so che questo lo posso utilizzare. Quello che mi serve è un array di oggetti fatti come? Fatti con title, subtitle e text. Ok? E questo rende l'idea di come ho trasformato un sito normalissimo HTML in React, perché come vedete adesso ho quest'app molto pulita, con layout che per tutte le pagine mi mette sempre, per esempio, header e footer. Poi in questo caso in questa pagina, ripeto, immaginate che si possono fare altre pagine, in un'altra live faremo il routing di React, faremo altre cose, utilizzeremo poi altri framework invece per avere un'applicazione ancora più evoluta come Next.js, che ho già portato in live, ma di cui vorrei fare una live dedicata. E appunto io gli dico nel layout, in questo caso gli metti una row con due colonne fatte così, e quindi poi ogni colonna gli dico cosa metterci dentro. Nella colonna di sinistra gli dico guarda, qua c'hai tutto, hai questi dati, mettici tante card. Come è fatta la card? Così. Ci sono ancora delle cose che sarebbero da vedere, a parte appunto, dicevo, il routing, immaginate di avere più pagine, aprire un singolo post, direi che per questa live è abbastanza perché sono già bei concetti, cioè per chi voleva vedere cosa vuol dire un'applicazione React rispetto a un sito HTML, direi che ce n'è già che basta. Però c'è il routing, immaginate di avere pagine diverse. React, il routing è fatto client side, cosa vuol dire? Che viene gestito dal vostro browser, anche se qua cambia l'URL, non vedete un refresh della pagina, per intenderci. E questo come si fa? Si fa con routing, con React Router DOM di React, permette di avere dei componenti in base all'URL, eccetera, eccetera. Ma non entriamo in questo discorso. Però c'è quel discorso, c'è il discorso dello stile. In questo momento voi vedete qua è tutto nel file CSS e va benissimo, ma ci sono dei modi diversi per stilizzare i componenti. C'è per esempio la possibilità di avere degli style component, che sono dei componenti dedicati allo stile, oppure utilizzare delle altre librerie come Bootstrap, non lo fate, o Tailwind, che è quello che utilizzo maggiormente io adesso ed è molto molto comodo. Insomma, ci sono tante cose da vedere ancora, però diciamo questo era un po' un primissimo approccio a React. Allora io torno un attimo a vedere se c'è qualche chat di chiusura. A prescindere dalla chat di chiusura, fatemi sapere poi nei commenti. Oh, Giovanni, ciao Giovanni, grandissimo Giovanni. Giovanni come? Grande amico, seguitelo per finanza personale e altro.
Però direi che va bene così, direi che va bene così per questa live. Fatemi sapere appunto nei commenti quando anche postumi di questa live se avete domande su questo argomento. Vi ricordo di iscrivervi perché per vedere altri passi che portano dalla programmazione web base alla programmazione web più evoluta ci saranno altre live per non perdere. Iscrivetevi. E fatemi sapere se ci sono altre cose che voleste approfondire. Ripeto, c'è il routing che secondo me merita un'altra live a parte, c'è la parte di stile e poi c'è in realtà c'è una parte di utilizzo di TypeScript, perché in questo caso qua ci sono degli oggetti che arrivano, io vi ho detto devono essere fatti così. Con TypeScript vi potete dire devono essere fatti così, deve esserci un title con un text, qua è un pochettino più così, lasciato al controllo dello sviluppatore, mi piace meno. Quindi c'è come si passa a TypeScript, potrebbe essere un'altra live in cui trasformiamo questo in TypeScript, per esempio. E poi c'è l'utilizzo di Next, che invece è un framework molto molto grosso, che permette di avere anche la parte server, quindi banalmente potrei qua dirgli anche fai la query sul database. È un passo molto molto successivo, ma ci si arriva comunque tranquillamente così. E niente, noi ci vediamo nelle prossime live, nei prossimi video, prossime location, perché oggi sono qui, domani chi lo sa. Però spero che la connessione abbia retto, spero che sia stato tutto abbastanza fluido. Adesso poi riguardo, comunque ho anche registrato, eventualmente sostituisco. Quindi niente, vi saluto, adesso faccio questo bello swipe su.